La FOMO per le criptovalute sta per iniziare, significa solo una cosa, alt season, è vero o no? Dove siamo in questo momento da un punto di vista di gestione di quello che potrebbe essere una fase importante nei prossimi mesi? Due grafici a confronto importantissimi, in questo video andremo ad esplorare le potenzialità delle criptovalute escluso Bitcoin, vedremo l'analisi ciclica che ci dà indicazioni promettenti per il futuro, è il momento giusto per prepararsi al prossimo ciclo rialzista. Che tempi abbiamo? Siamo maturi, sì o no? Lo vediamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un po' un video di FOMO pazzesca, ragazzi, perché andremo a vedere dei grafici che sono incredibilmente significativi e anche promettenti. Già vi spoilerò questo contenuto e soprattutto è un contenuto importante perché vi prepara, prima che avvengano alcuni determinati meccanismi, a quello che potrebbe essere in effetti uno scenario ciclicamente accettabile. Niente di strano, andando a vedere due grafici che sono i miei grafici preferiti per l'analisi del mercato generalista delle criptovalute, valuta escluso Bitcoin, quindi senza ragionare sulla singola coin. Ma prima di andare avanti, ragazzi, due cose importantissime. La prima è molto semplice, e cioè una promo di BitGet dal link che vi lascio in descrizione, il 15% di cashback, in pratica fino a $1000 ve li danno di trading bonus che potete utilizzare per fare profitto e prelevarlo anche, ragazzi, senza alcun problema. Quindi fino a $1000, 15% significa, se depositate fino a $7000 vi danno il 15%, quindi massimo $1000. E poi quando andrete ad operare utilizzate esclusivamente quel bonus da trading, quindi se va male o meno l'operazione si prendono il bonus di $1000 e non vi prendono i vostri depositi. Quindi è una promo importantissima, vi lascio il link in descrizione, molto interessante, funziona tra le altre cose in questo modo: effettuare il primo deposito su qualsiasi cripto, stable eccetera, apri e chiudi 3 transazioni future durante il periodo di promozione, non è obbligatorio la quantità di capitale che utilizzate, potete fare anche piccolissimi importi giusto per partecipare alla promo, poi vi danno il 15% di cashback sul deposito fino a un massimo di $1000, è valida solo ed esclusivamente fino al 25, quindi 9 giorni e poi ciao ciao. Link in descrizione, importante. Ma adesso la vera chicca, ragazzi, la vera chicca è questa: c'è un regalo, c'è una possibilità per voi che è importante ed è sostanziosa, ed è un bonus quasi regalo da $10000. È con grande piacere che vi presento il primo talent show sul trading delle criptovalute realizzato in Italia, ragazzi. Questa è una fase di preparazione a quello che sarà il Master Crypto, cioè il primo talent show a tema criptovalute, a tema trading, che potremo andare a realizzare nei prossimi mesi, ragazzi. Questa è solo la richiesta di iscrizione e la candidatura per partecipare a questo talent show. Fatemi sapere anche nei commenti che cosa ne pensate di questa iniziativa, se vi piace o non vi piace, per favore scrivete tutto giù, vi lascio il link in descrizione. Troverete tutte le informazioni nella landing page dedicata a un talent show dal vivo con $10000 in Bitcoin messi in palio a chi vince. Sarà tutto registrato, saranno puntate create ad hoc per questo talent show con delle prove particolari, con tutto quello che è un classico talent show, veramente una strafigata pazzesca, e sarà dal vivo, ragazzi, quindi dovete essere lì presenti se verrete scelti, ovviamente, fra tutti i vari candidati. Un talent show, 3 giudici che andranno ad aiutare e ovviamente a giudicare anche quelli che sono tutte le gare dei singoli membri, i 3 giudici e 10 partecipanti. Il vincitore otterrà un airdrop in Bitcoin del valore di $10000. Allora potete iscrivervi adesso, ragazzi, qui ci sono tutte le manfrine su come funziona e trovate
In pratica tutte le informazioni una volta che siete iscritti, poi potrete essere selezionati per la partecipazione. È necessario anche un vostro video presentazione per sapere chi siete, eccetera, e da poi fare un upload nel form di iscrizione. $10,000 in airdrop, ragazzi, la prima volta che avviene un evento del genere. Master Crypto 2025 vi aspetta, e il link in descrizione, non vi fate sfuggire questa occasione, va bene? Allora, detto questo, passiamo a questo punto all'analisi di quello che è il primo grafico, cioè il grafico della total market cap delle criptovalute escluso Bitcoin. Questo è il grafico che andremo a vedere oggi ed è il più importante perché sta dando un'indicazione molto rilevante proprio in questi giorni. Ancora siamo in una barra di congestione, ma dobbiamo ragionare sia in termini di analisi tecnica di questo grafico che di analisi ciclica. Però prima di tutto vi spiego il significato. Questo è un grafico molto chiaro che indica la forza relativa, va bene, del mercato delle criptovalute. È stato escluso Bitcoin ed anche ETH da questo calcolo ed è stato escluso, sono state escluse anche le stablecoin. In pratica quello che noi vediamo è la market cap delle criptovalute in generale. Qui c'è un po' tutto il marasma del settore delle cripto, quindi trovate criptovalute molto forti, quindi fanno da padrone in questo caso Doge, BNB, Shiba, Polkadot, ADA, quelle che sono le cripto nella top level in termini di market cap, mentre hanno meno peso le criptovalute che sono medie piccole. Questo significa che un grafico del genere bisognerebbe andare a guardarlo con un occhio anche critico, perché è molto significativo in termini di fluttuazioni, può dare delle indicazioni molto importanti in termini di analisi tecnica e soprattutto ciclica, ma è poco significativo in termini di possibili performance del settore delle cripto, perché le medio cap, le mid cap e anche le low cap performeranno molto probabilmente molto meglio di quello che andremo a vedere in questi indici. A cosa serve? Serve a guardare il mercato nel complesso, come quando andiamo ad analizzare ad esempio una Standard & Poor's 500, ovviamente con le dovute differenze, ragazzi, e i disclaimer in rosso qui, attention, non è assolutamente la stessa cosa e non si può paragonare, però in linea di massima ci serve come benchmark generale della situazione generale. È un po' come se vi faccio vedere un indice che vi dice: siamo qui, tutto il mercato è rappresentato da quest'indice. In linea di massima ci sta dentro questa definizione. Allora, analisi tecnica in primis, il tentativo di andare a breccare la trend line discendente, time frame settimanale, perché andiamo ad analizzare il lungo periodo in questo caso, ma soprattutto un'indicazione molto importante. Il minimo del 5 agosto in shadow e il minimo in close del 2 di settembre di settimana ovviamente del 2 di settembre di questo grafico, per me ha le caratteristiche molto rilevanti di essere considerata la chiusura del ciclo annuale di questa di questo indice, chiamiamolo così, quindi di questo grafico. Allora vi faccio vedere anche una questione. Questo è l'ultima struttura che si era andata a verificare e qui abbiamo una serie di movimenti. Tra le altre cose, qui abbiamo una struttura ciclica che può essere definita con un'ambivalenza, cioè un ciclo chiuso qui più una specie di struttura di congestione e poi iniziato in questa parte. Io sostanzialmente non abbiamo ancora delle idee precise da un punto di vista ciclico su questo grafico, lo affrontiamo tra poco, però abbiamo un indice invece, un indicatore, livello molto importante da un punto di vista tecnico. Qualora, siccome qui ci sono una serie di dubbi a livello ciclico, qualora questo grafico andasse a sfondare questo livello di massimo, questo qui in particolar modo, che è identificabile con quota 520.000, 515, 520.000 billion di market cap,
indicherebbe che in questa zona, non sappiamo di preciso quando, ma questo è anche normale visto che stiamo valutando un grafico estremamente suscettibile di mille variazioni, quindi non può essere pulito preciso come magari quello di un Bitcoin, anche perché da questo grafico è stato tolto anche Ethereum, ragazzi, proprio per depurare dalle due top e quindi lasciare proprio il mercato cripto quello un po' più spicciolo, diciamo così. Quindi un superamento di questo livello, secondo me, lancerebbe la nuova alt season. Quindi da questo livello in poi verrebbe lanciata un'eventuale alt season che adesso possiamo andare anche a scriverlo direttamente. Eccolo qui, ragazzi, alt season mod on al superamento di questo livello, che dal mio punto di vista, vediamo se riesco a farvi un colore un po' più garzante, diciamo così, un po' più aggressive, eccolo qui. Da questo punto di vista partirebbe, secondo me, una fase estremamente importante. Ora, qui, se andiamo ad analizzare quello che è il grafico a chiusura, che secondo me è molto più rilevante, abbiamo dei primi indizi che dovremmo stare a controllare proprio nelle prossime settimane, in particolar modo questo livello, cioè i 480.000 o 480, scusate, billion di market cap. Se superati in questa fase, in questo inizio di fase, già dà delle indicazioni, perché è vero, non abbiamo superato la parte iniziale, però qui è sicuramente iniziata una nuova fase molto rilevante, quindi può dare già delle indicazioni molto importanti. Attenzione, perché la distanza non è tantissima, perché siamo in questo attuale momento a una distanza del circa il 6-8% dal superamento di questo primo livello, molto molto rilevante. E ciclicamente parlando, questo dato ci dà una informazione anche molto importante. Qualora dovessimo andare a fare questo rialzo, probabilmente qui è iniziata una nuova fase di una struttura, di un ciclo di natura annuale, che appunto potrebbe essere iniziata o qui o su questo minimo del 5 agosto, e quindi starà andando, diciamo, a sviluppare la sua fase. Se anche lo valutiamo, per esempio, sul minimo del 5 agosto, siamo intorno a una zona di 50-70 giorni, che potrebbe essere definibile come un trimestrale. Se invece siamo in questa zona qui, siamo ancora lontani dall'eventuale chiusura di un ciclo trimestrale o altro. Allora, non mi piace fare un'analisi ciclica puntuale su questo tipo di grafico, perché semplicemente non lo ritengo opportuno, in quanto l'analisi ciclica va utilizzata in termini temporali. Questi sono grafici sporchi, io li definisco così, perciò valutiamoli in maniera qualitativa e non quantitativa, cioè non andiamo ad utilizzare dei dati che sono estremamente puliti, perché rischiamo di fare un po' il gioco del tarocco e dell'indovino. Invece, a livello qualitativo, una logica che c'è dietro l'analisi di questo grafico può essere molto più utile. Il grafico ci sta dicendo che se questi livelli vengono rotti uno prima e due dopo, la modalità bull run on potrebbe in effetti proprio attivarsi. È chiaro che poi il livello più importante resta quello raggiunto a marzo del 2024, questo livello qui, che a quel punto sancirebbe l'assoluta conferma di una fase di alt season, ma è molto distante e soprattutto si perderebbero tanti punti percentuali. Quindi a livello operativo, da qui a qui dista un 33% per quanto riguarda l'indice. Ciò significa che molte delle cripto presenti, soprattutto le mid cap e le low cap, avranno fatto già il 200-300%, ragazzi, e questo è molto importante andare a comprendere questa cosa. Allora, andiamo a vedere adesso invece il secondo grafico, che è quello più semplice da comprendere, cioè la dominance di Bitcoin depurata dalle stable coin. Questa è la dominance di Bitcoin dal minimo che ha raggiunto nel maggio 2021, dove c'era stata tutta la questione della DeFi Summer prima e poi tutti i vari rialzi del settore delle criptovalute nella bolla del 2021. Dopodiché, da lì in poi, Bitcoin ha iniziato una fase di recupero della dominance molto pronunciata, e questa la dice lunga. Tutta questa fase che vedete è anche estremamente condizionata dal rapporto di cambio tra Ethereum e Bitcoin, perché molta della dominance
che Bitcoin ha preso in questi ultimi anni, l'ha presa proprio da ETH, perché il rapporto di cambio estremamente ribassista, ancora che non si smuove in pratica su Ethereum Bitcoin, eccolo qui, ancora oggi, nonostante i rialzi, guardate come in fase discendente, rappresenta una grafico molto evidente, diciamo, di quello che vi sto facendo vedere qui. Quindi tutta questa fase rialzista è stata dominata anche dalla forza di Bitcoin nei confronti di ETH. Io questo grafico ve lo mostro però più che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di analisi ciclica, perché a differenza del precedente di quello che abbiamo visto, l'analisi ciclica su questo grafico è molto più pulita ed è molto più significativa. Abbiamo tre cicli annuali molto evidenti. Il primo è iniziato qui 2021. Siamo sempre nelle settimane, ragazzi, non nei giorni, settimana 17 maggio fino al 5 settembre 2022. Poi è iniziato qui il secondo ciclo di natura annuale di questa dominance, chiuso l'8 gennaio del 24. Dall'8 gennaio del 24, se vi ricordate, ne avevamo anche parlato, è iniziato l'altro ciclo della dominance di Bitcoin fino al che dovrebbe durare fino a maggio del 2025. Teoricamente, qui ho messo la stessa identica durata del precedente, ovviamente non sarà così, ormai l'avete capito, quindi potrebbe chiudere un po' prima, un po' dopo. La vedo difficile perché qui siamo a 490 giorni, direi un po' prima, intorno magari a marzo-maggio del 2025. Cosa significa? Io lascio la stessa identica struttura di prima e metto anche un'area differente, in maniera tale che potremmo anche andare a valutare un po' di discrepanze in termini di giorni, direi una novantina di giorni ci sta. Quest'area qui, quest'area che noi adesso andiamo a indicare magari con una livello di opacità differente, potrebbe indicare un punto in cui Bitcoin va a chiudere questa fase, questo ciclo, che significa che deve fare una fase discendente. Che cosa è successo nella precedente fase discendente da ottobre fino ottobre del 2023 a gennaio 2024, la mini alt season che vi ricordate dell'anno 2023-2024, novembre gennaio. La mini alt season si sviluppa proprio in un contesto in cui la dominanza di Bitcoin così calcolata va in un trend ribassista. Quindi in pratica, quando noi andiamo in un trend ribassista di Bitcoin, parte un alt season. Questo è quello che succede sostanzialmente. Non può esserci un mercato debole quando andiamo a chiudere la dominanza di Bitcoin che va a chiudere il suo annuale. Non può avere un mercato debole perché significherebbe che Bitcoin perde di più delle altcoin. Questo è difficilmente diciamo considerabile, secondo me non ha assolutamente senso. Perciò l'indicazione che ci sta dando questo grafico è una ed è univoca. Quando andremo fra poco a chiudere questo ciclo di dominance annuale, ci sarà un alt season, magari vedremo se minima anche quella mini alt season o meno, su quale cripto poi è tutto da vedere, ma significa ancora grande forza in quei mesi per i mercati delle cripto. E soprattutto una ripresa di forza, magari anche di ETH, che potrebbe essere significativa. Il problema è che questa fase di chiusura non è che sia ancora vicina, quindi ancora le potenzialità di crescita di Bitcoin in termini di dominance ci sono tutte. Ciò significa ancora fasi di debolezza, magari di ETH. Io vedo a livello tecnico una cosa più di questo tipo. Che cosa significa in sostanza? Significa che magari fino alla fine di dicembre, quindi quindi il quarter finale dell'anno, potremmo ancora avere una forte ascesa di Bitcoin rispetto alle cripto, e poi dall'ultimo quarter fino all'anno successivo, i primi mesi dell'anno successivo, panic buy sul cripto. Quindi FOMO che sta arrivando. Cosa ne pensate, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti, ovviamente confrontiamoci. Questo è un grafico che io continuerò a mostrarvi anche nei prossimi mesi, è molto indicativo, secondo me è molto interessante. Sono
quegli indicatori, quei grafici importanti che ci dicono quando le cose potrebbero cambiare. Che cosa significa questo anche a livello degli investitori? Che è importante prepararsi. Io questa cosa ve la dico già da un po', ma è importante prepararsi quanto? Nel primo grafico abbiamo visto che la situazione ancora non è del tutto sbocciata, quindi qui diciamo la fase preparativa può essere assolutamente utilizzato. Ovviamente bisogna avere delle tecniche per entrare su queste operazioni, dovete fare i trading plan, dovete avere formazione, dovete essere capaci di investire su un mercato così volatile che è veramente complesso. Ovviamente io non do consigli finanziari, ragazzi, nei video, questo è molto importante comprenderlo, però siamo nei tempi per una fase che potrebbe stupire